Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. La domenica nella quale siamo entrati è la quarta del tempo di Pasqua ed è anche una domenica dedicata alla preghiera per le vocazioni, perché ciascun essere umano possa trovare il proprio posto, la propria collocazione all'interno del grande progetto di Dio sull'umanità. Ma quale sarà il suo progetto? Quale sarà la sua chiamata? Proviamo ad ascoltare questa stupenda pagina del Vangelo di Giovanni che ci dà l'essenziale, il cuore di tutto l'annuncio del Signore Gesù. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri». Non è certo la prima volta che inciampiamo in questo che è il riassunto di tutta l'etica, di tutti gli inviti morali di Gesù: amatevi gli uni gli altri. Ma ogni volta questo invito ci sembra inquietante, perché fatichiamo a comprendere che cosa sia veramente l'amore. Confondiamo l'amore con i buoni sentimenti, confondiamo l'amore con la sdolcinatezza di buone parole, di buoni pensieri, di buoni gesti di affetto. Ma l'amore che ci insegna Gesù non è questo, è un amore più forte, anche se a volte più crudo, perché è fatto di offerta di sé, è fatto di offerta del proprio corpo e del proprio sangue per la redenzione, per il riscatto della schiavitù dei fratelli. Quanto dovremmo riflettere sugli amori della nostra vita per riconoscere che a volte abbiamo confuso il potere con l'amore, che a volte abbiamo confuso il desiderio di attenzioni, di cura che abbiamo per noi stessi con l'amore. Ma l'amore, quello vero, non comprende solo belle emozioni e bei sentimenti, comprende la libertà, la scelta libera di offrire se stesso in dono per gli altri. Proviamo in questa domenica proprio a raccogliere il bell'invito di Gesù. Raccogliamo l'idea che vi sia un amore capace di dare la vita. Buona domenica a tutti voi, carissimi.